finalmente il video per fare i profumini fatti in casa, quelli là soliti, piccolini, carini carini, che vi avevo promesso veramente da tanto tanto tempo. Sono contentissima di farvelo adesso in prospettiva del Natale, no? Così può essere un'idea per voi anche per i regalini di Natale, quindi vi potete sbizzarre idee, perché è una cosa super super semplice, veloce, con pochi pochi ingredienti, super economico e, cosa fondamentale, so che voi ci tenete tanto, non ha il conservante, quindi non dovete comprare il conservante. Veramente occorrono pochissimi minuti, io direi di iniziare subito, perché veramente è super semplice, facile, alla portata di tutti, e sono molto molto carini da tenere in borsetta, sono carini, sono pratici e sono anche adatti per chi non tollera l'alcol, perché questi profumini, che hanno soltanto tre ingredienti, ebbene solo tre ingredienti, veramente super semplici, non hanno alcol, quindi anche chi ha la pelle delicata, sensibile, li può utilizzare. Ma iniziamo subito, anzi prima di iniziare vi volevo dire, guardate questi orecchini come sono belli, questi qua me l'ha regalato una ragazza quando siamo andati all'incontro, e approfitto quindi di questa cosa per ringraziare lei, mandarle un bacio grande, i tuoi orecchini sono fantastici, ma non solo questi, per ringraziarvi tutti i regalini che mi avete dato quando abbiamo fatto l'incontro a Napoli, perché nel video che ho registrato dell'incontro non ho messo la parte dei regalini, quindi ci tenevo tantissimo, diciamo, a ringraziarvi non solo per i regalini, ma soprattutto ad avvisarvi che i vostri regalini sono giunti tutti quanti a destinazione, sono tutti qua a casa mia nelle mie mani, veramente li custodisco con tantissimo affetto, quindi vi ringrazio tantissimo e vi mando un bacio a tutti quanti. Eccoci, quindi iniziamo subito. Vi ho già detto che questa ricetta la potete fare davvero tutti, anche chi non ha mai fatto cosmetici in casa, perché è super semplice. Quello che vi occorre è la cera d'api, questa qua, cera d'api che potete trovare in tutti i negozi che vendono materie prime, tipo farmacia Vermile, ma anche ad esempio per un apicoltore, eccetera, in un becco, un bicchiere di vetro, quello che avete. Io faccio le dosi un pochino più abbondanti, perché insomma ne voglio fare parecchi, voi non guardatemi come al solito che faccio le dosi veramente per gli elefanti. Ecco qua, quindi ho messo la cera d'api, vedete? E la cera d'api potete utilizzare veramente bianca, gialla, quella che volete. Poi ci metto il burro di karité. Per fare questa ricetta io mi sono ispirata ai profumini, quelli là di Anthos, di cui ho parlato spesso, anche recentemente nel video che ho fatto dei miei profumi preferiti, appunto quei profumini solidi, a me piacciono davvero, quindi ho letto all'inci e mi sono ispirata agli ingredienti che sono presenti in quei profumini, quindi adesso li facciamo proprio tale quale, tale quale. Il burro di karité che sta terminando, quindi metto anche il burro di karité. Adoro troppo questo burro di karité, è veramente troppo troppo bello. Ingrediente è un olio vegetale, vi dico già che voi potete utilizzare qualsiasi olio vegetale, io metterò quello che è presente nel profumo, quello là originale, ossia l'olio di mandorle dolci, ma potete utilizzare qualsiasi olio vegetale, ad esempio potete mettere l'olio di jojoba, l'olio d'oliva, veramente qualsiasi olio andrà benissimo. Anche l'olio di mandorle, possiamo andare a sciogliere a bagnomaria, quindi lo vado a mettere su un contenitore a bagnomaria. Eccoci qua ragazzi, è tutto sciolto, vedete, l'ho sciolto sul fuoco a bagnomaria, quindi a questo punto voi avete tre opzioni per profumare, quindi per fare, ci manca soltanto il profumo, quello che deve profumare, anche sì. Vi dico già che voi se utilizzate un olio, ad esempio l'olio di monoi, un olio di cocco che sono profumati, potreste anche non mettere il profumo e vi viene già naturalmente profumato. Per profumare potete utilizzare una fragranza cosmetica, ad esempio queste qua di Farmacia Vermile, che a me piacciono tantissimo, spesso mi chiedete quali sono le mie preferite, proprio quelle là che proprio che imitano, sono dei dupe, no? Dei profumi, quelle là in commercio, quindi famosissime, ad esempio mi piace tantissimo Angel, mi piace tantissimo questa qua che è Flora, by Gucci, poi c'è CK One che mi piace tantissimo, fragranza Lulu anche mi piace, insomma Gucci, ce ne sono tantissime che sono veramente simili, Chanel numero 5, sono tutte simili agli originali.
oppure potete utilizzare ad esempio una fialettina che vi danno, campioncini dei profumini, potete utilizzare pure là, oppure potete utilizzare ad esempio gli oli essenziali. A me piace tantissimo con gli oli essenziali, infatti adesso voglio farne vari tipi in modo che vi faccio vedere. A questo punto, se volete utilizzare solo un metodo, ovviamente andate a inserire il profumo qua dentro, altrimenti lo dividete in vari bicchierini se volete fare di profumazioni diverse. Io ad esempio lo vado a dividere. A questo punto qua ci vado a inserire i profumi. In uno quindi metto la fragranza arancio e cannella, che mi piace tantissimo questa combinazione, veramente super super gradevole, mi piace tanto. L'essenziale di arancio dolce e di cannella. Ci metto un'altra combinazione che mi piace tanto, che è l'olio essenziale di lavanda accoppiato all'olio essenziale di limone, veramente veramente ottimo. Mescolo. In quest'altra metto la fragranza Lulu, carina. Come contenitorini io utilizzo questi qua, troppo carini. Questi qua sono di Minerali Beri, veramente sono troppo carini. Voi comunque potete utilizzare qualsiasi contenitore, ad esempio tipo queste giarrine che sono dei Sempolo, no? Oppure ad esempio questo contenitorino che anche me l'ha regalato una ragazza, troppo carino. Vedete, anche in queste qua di latta sono carine, anche da regalare. Io utilizzerò queste semplici giarrine, vedete? Troppo carine, però che sono colorate, quei tappi colorati. Vado quindi a versare. Adesso non dobbiamo fare altro che aspettare appunto che si solidifichino. Comunque veramente occorrono pochissimi minuti, infatti se guardate veramente sono quasi duri, veramente ci vuole pochissimo. E così li possiamo provare a profumarci, che bello! Carini questi qua, da tenere in borsetta, no? Pure per i regali di Natale, sono molto belli. Bellino. Questo è quello limone e lavanda, buono. Eccoli qua i miei profumini, guardate come sono carini, veramente sono adorabili. Anche questi contenitorini, comunque qualsiasi contenitore potete riciclare. Li adoro troppo, spero tanto che vi piacciono, mi raccomando, se li fate fatemelo sapere e auguri buon Natale, fatemi sapere se li regalate, se piacciono, ma penso sicuramente sì perché sono troppo carini. Vi mando un bacio grande, ciao!